Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Scarlatto! La musica sta cominciando e noi continueremo la nostra discesa nella voragine di Paldea. Nello scorso episodio abbiamo scoperto parecchie cose molto preoccupanti che mi fanno dubitare del nostro viaggio nel liberare il laboratorio zero, insomma. Per il momento andiamo avanti. I tuoi genitori invece come sono, Nemi? Ha saltato un testo? È famoso. Ho fatto qualche ricerca sul suo conto, ma questo è un altro discorso. Quindi sei una signorina di buona famiglia? Ah, non chiamarmi così, dai. Non mi si addice proprio. Ma tornando alla tua domanda. I miei stimati genitori non si curano molto di me, ma onestamente è meglio così. Ho anche una sorella maggiore, quindi posso fare più o meno quello che mi pare. Wow, hai detto stimati genitori? A quanto pare la signorina ha ricevuto un'educazione eccellente. Insomma, smettetela, piuttosto Penny, perché non ci parli della tua di famiglia? La mia? Il mio vecchio è un rompiscatole di prima categoria. Cioè, è iperprotettivo? Ha una voce assordante, mi sta sempre attaccato e mi dà nomignoli strani tipo Penny Cucciola. Insomma, è un vero rompiscatole. Non serve sapere altro. Wow, quasi quasi mi dispiace un po' per il papà della nostra Penny Cucciola. Dacci un taglio. Tua madre invece è un tesoro, vero Tonks? Ah, la conosci? Ancora ricordo il panino che gli aveva preparato. Sembrava delizioso. Davvero? Che invidia. Avrei voluto assaggiarlo anch'io. Ero assalto. Ah, comunque, sì, si parla di genitori. Anche perché vi ricordo che Pepe l'altra volta ci ha detto come lo ha trattato, o meglio, non trattato Olim. Cosa che in realtà già sapevamo, ma pazienza. Sto trovando comunque un bel po' di oggetti. Prima c'era anche una, com'è che si chiama, pietra brillo. Un sacco di roba. Dov'è che devo andare adesso, però? Il gioco non me lo spiega, mi sa che devo andare lì. Ho questo vago sentore, visto che indovinate un po', è un altro centro di monitoraggio. Com'è che si chiamava? Importante, visto che adesso non abbiamo più virata, forse non conviene cominciare sempre con Argo. Cominciamo con Wisteria. E l'unico motivo è che la voglio usare un po' di più. Che ci fanno queste staccionate qui? Secondo te riescono a fermare i Pokémon? Non credo proprio. Aspetta però, aspetta. Prendiamo tutto quello che brilla. Baccalongan. Lumimpolvere, che male non fa. È un ottimo strumento la Lumimpolvere. Sapete, per qualche ragione ero sicuro al 100% che avessero rimosso le Volcondensa. A quanto pare non è affatto così ed esiste ancora. Però non importa. Meglio fare fuga. Livello 56 Pokémon selvatici. E vedo anche un bellissimo Chansey laggiù. Che bello. Non lo voglio affrontare perché non ha senso affrontarlo adesso. Ma non importa. Eccoci arrivati. E vai. Ecco un'altra stazione di monitoraggio. Finalmente possiamo prendere fiato. Adesso sbuca fuori di nuovo qualcosa. Me lo sento. Ti preoccupi troppo, Penny. Eh? Che ti dicevo? Che ti dicevo? Ma questo è uguale al Pokémon dominante dell'altra volta. Quindi era un Pokémon del passato. Ci hai già lottato contro prima d'ora? Sembra davvero tosto. Già, ma niente paura. Io e Tonks siamo esperti in fatto di Pokémon dominanti. Vai, Wisteria! Siamo contro grandi zanne. Prepotenza, grazie mille. Ho scelto male a mandare in campo Wisteria, allora. Se non ricordo male, però, è comunque molto vulnerabile a difese speciali, soprattutto orrende. Quindi, vai, Paimon, scelgo te! Appena esce. Grazie mille, Paimon. Telecamera, ti aggiusti un po', per favore. Visto? Visto? Non è molto efficace. La telecamera non si aggiusta e non mi spiego il motivo. Sto premendo R3, forse adesso? No, non si aggiusta, però intanto ecco lì Mabostiff. Allora, Telelama, è super efficace! E infatti, che vi ho detto sulle difese? Grandizzanne tentenna non può agire e Mabostiff, sconfiggilo!
E andiamo, lo abbiamo scassato. Forse anche l'esemplare che abbiamo visto durante la ricerca delle spezie nascoste veniva da qui. Wow, quindi ne avete incontrato uno anche fuori dall'area zero? Che fortuna! Ma che fortuna! È un bel problema se un affare come quello, palesemente uscito dalla preistoria, se ne va a zonzola fuori. Cosa sta combinando la professoressa? Non dovrebbe tenerlo sotto controllo? Vai a capire tu cosa passa per la testa a quella cervellona. Forza, Tonks! Entriamo nella stazione di monitoraggio. In effetti è molto preoccupante. Vuol dire che alcuni Pokémon del passato... stanno uscendo dalla voragine. C'è qualcosa qua dietro? Quanto lo sapevo un'altra volta? Che cos'è? Un lemon succo. Chi ha messo qui un lemon succo? Non ne ho la più pallida idea, ma non importa. Allora, entriamo. Ed eccoci arrivati alla terza stazione. Non abbiamo fatto altro che camminare e lottare. Ragazzi, come vi sentite? Qualcuno è stanco? Penny, ti senti male? Ah, no, tutto bene. È da quando ho sentito della macchina del tempo che penso a una cosa. E se anche Coraidon fosse come i Pokémon che abbiamo visto nell'area zero? Un Pokémon del passato, intendo. Dici? Lo è. Potenzialmente lo è. Korai è passato in giapponese, no? In effetti ha proprio l'aria di essere antico. Secondo me ci è preso in pieno. Anzi, ora che ci penso, non basta chiedere a Pepe? Tu avevi la Pokéball di Coraidon e ci hai parlato delle sue diverse forme. Dovrei pur sapere qualcosa. Ah, è una memoria di ferro, eh? Ok, ok, ho capito. Vuoterò il sacco. Quel Pokémon, Coraidon. Credo sia stato trovato da mia madre durante le ricerche sulla macchina del tempo. Lasciate che sia io a continuare. Professoressa! Coraidon, ossia il Pokémon che ho affidato a Tonks. È il primo Pokémon che sono riuscito a trasferire qui dal passato durante le mie ricerche. Allora avevo ragione. Analizzando il suo codice genetico e il suo modello comportamentale, ho concluso che altro non è se non la forma antica di Cyclizar, il Pokémon a cui la gente sale comunemente in groppa per spostarsi. In effetti gli assomiglia parecchio. Molti altri Pokémon sono giunti qui viaggiando nel tempo, ma sono riuscito a trasferire solo due esemplari della specie a cui Coraidon appartiene. Eh? Stai dicendo che ce n'è un altro di questi cosi? Vuoi vedere che fa parte della sua famiglia? Magari l'altro sta aspettando Coraidon da qualche parte nell'area zero? Ci aspetto una riunione toccante? Già, sono sicura che farai salti di gioia quando saranno insieme. Riunire una famiglia, eh? Già, sarebbe bello. Tonks, potresti azionare il pannello centrale e disattivare il meccanismo di blocco? Ripeto, secondo me è una cattiva idea disattivare il blocco. E, due, ho il vago sospetto che non ci sarà una riunione familiare molto bella. Ben fatto. Rimani ancora una stazione di monitoraggio. Faccio affidamento su di voi. Intanto altri diari. Dopo il primo successo sono riuscito a trasferire molti altri Pokémon dal passato al presente. Manca poco ormai per ricreare il paradiso descritto in quel libro. Un luogo in cui anche noi tre potremo vivere per sempre felici. Noi tre chi? Un ultimo sforzo. Ah. Intende Pepe, lei e Coraidon? Boh, finalmente un grande successo con la macchina del tempo. Un Pokémon proveniente dal passato è ora qui tra noi. L'ho chiamato Coraidon, ma non è tutto. A breve avremo un nuovo tesoro in famiglia. Devo essere stata baciata dalla fortuna. Ah, quindi questo è pre-Pepe. Quindi lei ha trovato Coraidon prima che nascesse Pepe. Allora noi tre non intende Coraidon, Pepe e lei? Forse ho letto i libri nell'ordine inverso. È altamente probabile, anzi sono abbastanza sicuro che sia così. Dovrei andare là, vero? Però c'è una grotta qua. La esploro un attimo, perché è importante. Quindi Coraidon è un Pokémon del passato. Ecco perché nessuno l'ha mai visto prima. Tonks, fammi subito affrontare Coraidon. È ancora rintanato nella sua Pokéball.
Ah, me ne ero scordata. Il fatto che venga dal passato è una novità anche per me. Mia mamma un giorno tornò improvvisamente a casa portandolo con sé. E per un breve tempo abbiamo vissuto tutti insieme nel laboratorio del faro. Ho dovuto promettere di non dirlo a nessuno e per un po' ho dovuto anche badare a lui. Ora si spiega come sei così informato. Ma un giorno Corradon è impazzito e ha attaccato un Pokémon selvatico. Di conseguenza la gente della zona ha cominciato a insospettirsi. E subito dopo mia mamma l'ha portato all'area zero. Non mi stupisce, d'altronde è un Pokémon di un'altra epoca. Già, se l'avessero scoperto sarebbe stato un problema. Da quel giorno non ho più visto né mamma né Corradon. Ripensandoci ora mi rendo conto di quanto sia stato infantile. Ma per molto tempo l'ho incolpato di avermi portato via la famiglia. La verità è che odiavo Corradon e non mi andava di parlarne. Mi dispiace di non averti detto niente, Tonks. Avresti dovuto condividere subito delle informazioni così strabilianti. Prima che venissimo qui, perlomeno. Voi due siete impossibili. Mamma mia, scusatemi ma il testo è troppo veloce. Che sia dovuto alla velocità di testo 3 che ho messo all'inizio Let's Play? Non credo in realtà. Comunque ho esplorato la grotta perché mettete caso che c'era roba importante. Ed è per questo che ignorerò per due secondi quell'ingresso e andrò giusto un attimo qui, perché dall'alto abbiamo visto che c'era una specie di lago, insomma. Quindi sono molto, molto curioso di vedere se c'è qualche altra cosa, perché non sembra più esserci un lago. C'è una fossa gigante qui. E mi sa che devo andare là sotto attraverso la grotta che abbiamo appena visto. E Girafarig, non farmi cadere di sotto, per favore. Fammi fare fuga, perfetto. E fammi controllare un po' meglio. Vedo dei cristalli enormi laggiù. E stavo per seriamente cadere giù. C'è un bellissimo Volcarona che ignorerò completamente. Non dovrei girare a zonzo per l'area zero, vero? Ok, facciamo una cosa molto rapida. Allora, faccio un giro velocissimo, però tagliando. Se c'è qualcosa di interessante la lascio. Altrimenti ci rivediamo all'ingresso della grotta dove dovrei andare avanti. Non c'era assolutamente nulla. Ho visto una MT in lontananza. Tuttavia mi sa che non posso prenderla perché non possiamo ancora cavalcare Corradon, vi ricordo. Quindi per il momento la ignoro e... Guardate, probabilmente per storia non posso usare Corradon, ma in realtà è perché siamo in quattro persone. Quindi suppongo che nel vero postgame io possa tornare qui. Là c'è Glip... Oh boy! Cominciamo allora, bene. È ora? È ora. Mandiamo Wisteria perché è vulnerabile al veleno, quindi andiamo contro Coda Urlante! Eccola qua. Fango onda! Riposo? Guarda, usalo pure. L'importante è catturarti, no? Fango onda. Che danno faccio meglio, eh? Perfetto, avvelenalo. No, ok. Siamo tecnicamente sottoterra, o meglio, in una grotta, quindi la Scuroball dovrebbe essere molto efficace. Uno, dos, tres. Ah, dai, era perfetto. Carineria! La cosa non mi piace. C'è anche un Dunsparce laggiù. Quindi abbiamo dei Garganacle e Code Urlanti più Dunsparce. Scuroball, ancora! Almeno un Coda Urlante lo voglio catturare. Oppure no. E vai al riposo. Guarda, in realtà mi stai dando una gigantesca mano. Se riposi e uso Fango Onda, sei comunque addormentato e ti posso catturare molto più in fretta. Vi dico subito però che molto probabilmente dovessi trovare un altro Grandizzanne, non lo prenderò, perché l'abbiamo già catturato, vi ricordo. Però sì, suppongo si possa ritrovare anche Grandizzanne qui insieme ad altri Pokémon del passato. Ma quella è un'altra storia. Dai, uno, due, tre. Getto. Preso. Coda Urlante è stato catturato. Quindi, esperienza, grazie mille. Ma più importante ancora, è stato avvistato una sola volta in passato. Ricorda molto una creatura misteriosa descritta in un vecchio diario di viaggio. Se non sbaglio, ha una descrizione molto simile a Grandizzanne. Giusto? E smash. E infatti è proprio a fianco a Grandizzanne. Ci sta? O meglio, ci può stare? Ora, ignoriamo Coda Urlante, a meno che io non riesca a sconfiggerla in un solo colpo con il vai avanti. Vai avanti. Limora. Ce la puoi fare? Quanto è grosso! È enorme questo coso. Un attimo, attaccalo. Ce la fai, vero? Ehi, ok. Tuttavia, non ci dà materiali. Mamma mia, quanto è bello Glimmora qui. Oh, come un fiore. Oh.
È pieno di cristalli enormi. Che meraviglia. Arrivano fino in fondo. Cadere giù equivale a lasciarci le penne. Le penny? Eh? Hai ragione. Meglio fare attenzione a dove mettiamo i piedi. La professoressa si trova laggiù. Finalmente fra poco potremo incontrarla. Non preoccupatevi, sto bene. Tonks, Nemi, Penny, andiamo avanti e tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Che luogo surreale. Vuoi vedere che qui troveremo davvero un tesoro? Sembra quasi un luogo ultraterreno. I cristalli qui intorno emanano la stessa luce della terra cristallizzazione o sbaglio? Mi chiedo se ci sia un collegamento. Beh, per scoprirlo dobbiamo proseguire. Forza, muoviamoci. Non lo sappiamo già, perché abbiamo letto che... abbiamo studiato in realtà che la professoressa Olim ha scoperto la terra cristallizzazione e lei è qua sotto. Quindi la scoperta nell'area zero. Inoltre abbiamo anche letto i libri, i diari della professoressa. Quanto è bello Glimmola lassù, mamma mia. Lo posso mirare? Sembra di no. Via da coda urlante magari. E c'è anche un'espadra che sta per cadere di sotto. Altri Glimmora. È pieno di Glimmora e di Dunsparce per qualche strana ragione. Ricapitolando, Corredon è arrivato qui con la macchina del tempo. Poi ha vissuto per un po' qui nell'area zero con la professoressa un altro esemplare. Vi torna? Così pare. Questo vuol dire che per Corredon questa è come una seconda casa. Immagino, dovrebbe essergli familiare, perlomeno. Allora deve essere contento di essere tornato. Potrà rilassarsi un po'. Non direi, sembra parecchio impaurito. E continua a non mostrare segni di voler uscire dalla Pokéball. Sarà per via delle vertigini. Come no? Vertigini? Chi ha parlato di vertigini? Considerando la sua reazione, penso che abbia dei ricordi spiacevoli legati a questo luogo. E a volte un brutto ricordo è sufficiente per farti tremare come una foglia. È quello che succedeva a me quando venivo emarginata dai miei compagni di classe. Mi bastava pensare alla scuola per farmi venire voglia di rinchiudermi in casa. Penny. Quindi vuol dire che è stato ferito qui nell'area zero come Mabostiff. Non ne sono sicura, però non può più neanche assumere la forma lotta, giusto? Quindi secondo me può essere... Se fosse così sarebbe veramente triste. Vorrei poter fare qualcosa per farlo stare meglio. E non lo dico solamente perché voglio lottarci contro. Sì, come no, Nemi. Eccola che si dà la zappa sui piedi da sola. Nemi, a te manca qualche rotella. Anzi, forse ne hai fin troppe. E noi stiamo scendendo dove Mabostiff è stato ferito e dove Corridon ha subito un trauma. Livello 57. Stanno aumentando un bel po' i livelli dei Pokémon. E se... Intanto là c'è uno strumento che forse andrò a prendere. E abbiamo saltato un MT che era su quella piattaforma nella nostra ipotetica seconda visita dell'area zero. Prenderemo tutto, non preoccupatevi. Idem per quello strumento che è vicino alla stazione numero 4. Perché non posso saltare, non ho Corridon. Intanto non abbiamo visto però nessun altro Pokémon del passato. Neanche un Grandizanne, solamente code urlanti. E non si è attivata nessuna scena per quest'ultima... com'è che si chiama? Stazione, appunto. Qualcosa qua dietro c'è? No, sembra proprio di no. Bene, non abbiamo altro da fare, quindi andiamo. Ma che è successo? Questo posto cade a pezzi. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutto. Qualcuno? Hello, ragazzi. Ah, professoressa, che spavento. Chiedo scusa. Perché è tutto rotto qui? Mi scuso per l'inconveniente. Hello, ragazzi. Eh? Hello, ragazzi. Hello. Ma che cavolo? Basta, è inquietante. Hello, Namegate Value. Ragazzi. Il sistema verrà riavviato. C'era qualcosa di strano nella connessione o sbaglio? Qualcosa di strano? Era quasi come se... Se l'ha fatto apposta. È uno scherzo di pessimo gusto. Mi ha fatto venire i brividi. Vi ho detto che la cosa puzzava.
Ma adesso la puzza è troppo forte. Devo quasi tapparmi il naso. Mi servono più persone, mi serve più tempo. Lui se n'è andato, giusto in tempo di veder nascere il bambino, e ha fatto le valigie. Anche volendo coinvolgere il nuovo personale, non sarebbe subito affidabile. Quindi, allo stadio attuale, sarebbe inutile. Ah, se solo potessi sdoppiarmi. Oh. Oh. Ho coinvolto nella ricerca qualcuno al mio livello come tecnica intelletto. A volte un po' troppo razionale, ma non posso lamentarmi, considerando che la produttività è raddoppiata. Abbiamo trasferito con successo un ulteriore esemplare di Coraidon, più aggressivo del primo. Più aggressivo, dici, eh? È una pessima idea, è una pessima idea. Hai disattivato tutti i meccanismi di blocco. Prova, prova, hello, hello. Vi porgo le mie scuse per prima. La connessione ha subito delle interferenze. Sì, certo, come no. Pepe? Tutti i meccanismi di blocco sono stati disattivati. Ora potrete dirigervi verso il laboratorio zero, nella parte più profonda dell'area zero. Se solo potessi sdoppiarmi. Se solo potessi sdoppiarmi. Beh, adesso la puzza è diventata fetore. Comunque l'ho già detto, questi cosi vi possono portare alle vecchie stazioni e al varco zero. Quindi è possibile comunque uscire se non siete pronti mentalmente e fisicamente con la vostra squadra. Ok, è il momento di continuare la nostra discesa. Solo io ho trovato la professoressa inquietante poco fa? Magari era il suo modo di dare un tocco teatrale alle nostre avventure. Perché? Tu ti sei entusiasmata? Sì, parecchio. Forse ti conviene fare un salto in infermeria per un controllino. Ehi, riguardo a prima. Anzi, lasciare perdere. Pepe? Che ti prende? Sembri giù di corda. Tonks, se le cose si mettono male posso contare su di te, vero? Certo, Pepe. Assolutamente sì. Il punto è, dove si scende per andare nel laboratorio zero? Pensavo fosse quello. A quanto pare non lo è. Così tante teraliti però, eh. Ah, mamma mia. Qua finirà male. Finirà molto male. Ah, perché? Allora, se fossimo persone intelligenti non saremmo neanche qui tecnicamente. Non abbiamo detto a nessuno che siamo qui. Vorrei farvi notare questo, che forse è la cosa più importante. Ma non c'è niente, non sembra esserci nulla, ok. Ah, vorrei tanto essere di livello più alto per essere almeno più sicuro. Ripeto, abbiamo delle caramelle rare. Volendo potrei salire al 63. Solamente perché Nemi era al 66, eh. Sì, conviene farlo, giusto? Giusto per restare sul sicuri, ok, ok, ok. So che è una cosa che ho detto che non avrei più fatto, ma sono due livelli, quindi comunque cambierebbero poco o niente. Due. Ok. Un attimo solo che do caramelle rare, così sto a posto. Ah! E tu adesso impari la tua mossa peculiare. Ok, bene. Corazza cannone, l'abbiamo già vista, tecnicamente. Cioè, no, ma l'avrete sicuramente già vista perché era nei trailer. Praticamente è zuffa speciale di tipo fuoco. Ed è buona, la risposta è sì. È più forte di lanciafiamme di un bel po'. Magifiamma non ci sta servendo così tanto, quindi addio magifiamma. Scagliagelo, Fragarak, finalmente impari un'altra mossa, quindi alla fine ho fatto bene a fare questi level up. Ripeto, sono un po' preoccupato, quindi spero che questo mi aiuti. Ok, basta così. Dovrei comunque essere underlevelato, ovviamente, ma non così tanto. Si spera, almeno. È laggiù? È laggiù. Lì c'è il laboratorio zero. Siamo arrivati ormai. Il punto è, abbiamo visto solo code urlanti e un grandizanne. Perché? Cioè, so che ci sono altri Pokémon del passato, ma a quanto pare non sono qui per ora. Vabbè, non è che importi così tanto per il momento, almeno per il momento. Allora, c'è un Gabite nel muro, ma quello non è importante quanto Palla Ombra, che è un'ottima MT che ho già dato ai Pokémon che la devono avere. Ossia, solo uno. Ossia, Hyperion. Ok,
ripeto quello che ho detto 80 volte, ma questa non è per niente una buona idea. Soprattutto perché, se quello che è successo prima nella stazione numero 4. Andiamo al laboratorio. Quindi è questo il punto più profondo dell'area zero? Eccoci arrivati, che ne dite? Proviamo a cercare il tesoro della leggenda? Non ci crederei sul serio, è solo una cavolata per riempire i libri di testo. Hello ragazzi, i miei complimenti per essere arrivati fin qui. L'edificio che avete di fronte a voi è il laboratorio zero. Ed è lì che lei si trova, giusto professoressa? Sbaglio o è inglobato da cristalli? I cristalli che si trovano nell'area zero sono dotati di un'energia misteriosa. Questa è in grado di alterare le capacità degli esseri viventi e può addirittura essere utilizzata per potenziare vari macchinari. Ed è sempre questa energia ciò che permette ai Pokémon di Terra cristallizzarsi. Quindi, in pratica, pure questo edificio si è Terra cristallizzato? Pepe, chiudi la bocca per un secondo. Dunque anche le terasfere sono fatte con i cristalli dell'area zero? Esatto, anche se sono in ben pochi a saperlo. Visto che avete disattivato i quattro meccanismi di blocco, dovresti riuscire ad aprire la porta d'ingresso del laboratorio zero. Tuttavia, una volta aperta, i pericolosi Pokémon attualmente rinchiusi nel laboratorio potranno uscire. Ah, ecco dove erano. Non sarebbe meglio evitare? Non è nulla che voi quattro insieme non possiate affrontare. Mi raccomando, preparatevi a dovere prima di aprire la porta del laboratorio. È uno scioglilingua. Ci siamo qui io e Tonks, non c'è nulla da temere. Haha, non potevo chiedere di meglio. Il gioco ci sta dicendo preparati a dovere, che questo è il punto di non ritorno, probabilmente. Voglio cominciare con Fragarak, non lo uso da un bel po', quindi usiamolo. Abbiamo ancora un po' di tempo per fare questa parte, almeno spero. Sì, voglio aprire la porta del laboratorio zero. Stai per aprire la porta? Aspetta un attimo. Che ti prende proprio all'ultimo secondo? Se davvero ci aspettano dei Pokémon pericolosi, non sarebbe meglio far uscire Coraidon? In effetti, nella grotta della baia è stato un portento. Vorrei rivederlo lottare in quel modo. Già, però, da quando siamo arrivati nell'area zero si rifiuta persino di farci salire in groppa. E poi non può assumere la forma lotta, giusto? Sotto sotto è veramente forte. E poi ha mangiato le spezie nascoste. Sono sicuro che nel momento del bisogno si farà valere. Per di più, per un po' ha vissuto qui nell'area zero. Magari se lo si fa uscire dalla Pokéball, potrebbe riuscire a portarci dalla sua famiglia, no? Beh, Pepe, è un'idea niente male per i tuoi standard. Non sono molto convinta, anche io, Penny. Tonks, fai uscire Coraidon dalla Pokéball. Sono abbastanza sicuro che mi forzi, ma dico di no. Assolutamente no. Tranquillo, andrà tutto bene. Vi proteggerò io nel caso in cui non possa lottare. Perfetto, ora che Coraidon è con noi, possiamo aprire la porta del laboratorio. E quello chi è? Un tuo parente che è venuto a trovarti? Oh, potrebbe essere. Qualcosa non va.
Che ti prende? Sei triste perché la tua commovente riunione di famiglia è finita più in fretta del previsto? Nemi, non puoi essere così ottusa! No, no, altro che riunione di famiglia. Ma proprio per niente. Ci mancava poco che quell'altro gli saltasse al collo, altro che... Ah sì? Sì! Guarda, Coraidon è ancora scosso. Mi sa proprio che non sono per niente, amici. Effettivamente aveva un'aria inquietante. Ma tu non farci caso. Ti basterà assumere la forma lotta e vedrai che avrai la meglio tu. Ah, scusa, mi sa che non è un gran consiglio. Forse uno dei Pokémon pericolosi di cui parlava la professoressa è l'altro Coraidon? Ma non aveva detto che quei Pokémon sarebbero venuti da dentro il laboratorio? Da dentro... Siamo circondati. E direi proprio che non hanno intenzioni amichevoli. Ma quanti sono? Sono tutti Pokémon del passato? Questo è un disastro fatto e finito. Visto? La pensa anche lui come me. E allora tocca a me. Aspettavo proprio questo momento. Uniamo le forze, Tonks, e lottiamo fianco a fianco. Davvero contro un grandizanne e siamo underlevellati. Cosa vi ho detto? Scagliagelo è super efficace. Gira vita. Fa pochi danni. Ti prego. Oh, Zuffa, non su di me, grazie mille. Ha devastato Lycanroc. Però almeno adesso dovrei riuscire a sconfiggerlo in un colpo solo. Siamo più lenti di un grandizanne, eh? Notiamo bene la cosa. Intanto, dai. Scagliagelo è super efficace. Oh mamma, che forza! Finalmente una sfida degna della mia abilità! Bello averti dalla nostra parte, ma un po' mi fai venire i nervi. Ah! Oh no! Aiuto! Dammi una mano, Tonks! Fungo furioso. Among Us. Dovrebbe sempre essere debole al ghiaccio, quindi ovviamente usiamo scagliagelo. Vai Fragarak. E ovviamente manco scagliagelo. Figuratevi se non lo manco. Ok. Resiste al tipo buio. Colpo. Almeno è di tipo normale, quindi va bene. Nel senso che non è stab. Bravissima Penny, usa occhioni teneri. Sembra essere un attaccante fisico. Una cosa importante, questo fungo furioso ha la coda. Hai seriamente evitato due volte scagliagelo? Fatti colpire da scagliagelo, per favore. Te ne prego. L'ho appena insegnata a Fragarak. Ok. Ce l'ho quasi fatta almeno. Ha retto un bel po', eh. Nonostante fosse super efficace e altro, ha retto un bel po'. Dragartigli lo manderà a KO, a meno che Penny non usi attacco rapido. Bravissima Penny. Ok. Meno male che il passato è passato. Stanno battendo in ritirata. Oh? Se quei Pokémon dovessero uscire di qui sarebbe la fine. Penny, inseguiamoli. Ma perché proprio io? Fermi, tornate indietro. Ah, aspettami, non sarei mica un po' troppo entusiasta? Speriamo bene per quelle due. Pensiamo noi a quei pochi che sono rimasti? Tonks, sistemiamo prima quello più forte.
Miss Drivers. In realtà però non è Miss Drivers. È, prepotenza, Crine Alato. Sgranocchio! I Pokémon del passato condividono sempre un loro tipo con un altro tipo diverso, insomma. Quindi è sempre in parte spettro, però resiste al buio. Abbiamo l'intesa perfetta. Potere dell'amicizia e di tutte quelle lotte contro i dominanti. Che abbia ancora paura di quell'altro Pokémon? E va bene. Rimangono soltanto i Pokémon più scarsi. Ce la possiamo cavare tranquillamente da soli. Tu vai pure avanti, Tonks. Sicuro? E dai, davvero non ti fidi degli amici? Guarda, anche Mabostiff non vede l'ora di scatenarsi. Coraidon. Per colpa tua la mia infanzia è stata davvero tremenda. Ma questo non vuol dire che mi faccia piacere vederti in questo stato. Che ti credi? Tu hai una forza straordinaria e al tuo fianco ci siamo noi, quindi non temere. Sono sicuro che riuscirai a battere quel Pokémon. Forza, metticela tutta. Ci danno un attimo di respiro. Nella prossima parte di Pokémon Scarlatto entreremo nel Laboratorio Zero. Mamma mia, siamo davvero nell'endgame. See you next time, baby. E ovviamente non posso salire su Coraidon.